Ma allora, in realtà, io ho fatto degli studi d'arte, quindi ho fatto l'Accademia delle Belle Arti, e le ho finite qua a Torino, e ho iniziato, in realtà, già durante gli studi, in realtà, avevo iniziato a fare videoarte principalmente, quindi il primo approccio è stato la videoarte, quindi il mondo dell'arte contemporanea, e poi ho avuto appunto l'occasione di fare i primi cortometraggi, quindi quello è stato il primissimo approccio poi a questo mondo, e di finzione. Ho avuto la fortuna poi di avere Alessandro Gasman, ad esempio, che mi aveva sostenuto molto nel mio primo cortometraggio, e poi appunto Margrazia Cucinotto aveva prodotto il secondo, eccetera eccetera. Questo nel lontano 2006, 2005, 2006, 2008. Dopodiché sono emigrato a Londra, e ho lavorato praticamente a Londra per diverso tempo, dove ho concepito anche la storia di questo film, in realtà, e sapendo appunto di voler fare poi un film molto ambizioso, perché è un road movie che parte dal nord Europa, finisce in sud Europa, a bordo di un camion, logisticamente non è per niente facile anche realizzarlo. E quindi sapevo appunto che dovevo in qualche modo anche preparare un po' il terreno. E contemporaneamente avevo fondato la mia casa di produzione a Torino, e tornando in Italia proprio ho scelto Torino. Io sono nato a Como, quindi è d'origine siciliana, cioè quindi ho vissuto in mille città, e tra queste mille città c'era anche appunto Torino, dove avevo finito gli studi. E quindi poi, quando ho vissuto prima a Roma, poi a Londra, e deciso di tornare poi in Italia, ho scelto proprio di stare a Torino. E quindi ho fondato la società, la Indica, qui a Torino. Quando sono arrivato a Torino, con Indica, mi sono guardato un po' l'esperienza che avevo fatto anche a Londra, e ho iniziato anche a produrre film di altri. Ero interessato in qualche modo a raccontare storie, no? Che fossero mie, che fossero anche di altri, poco importava. E in particolare appunto per il documentario, cioè quindi il cinema del reale, che sono per me, cioè è il mio primo innamoramento in realtà, quello. Quindi è perché? Per tante ragioni, perché appunto sono storie vere, che sono molto più interessanti il fatto di scrivere, no? Delle storie di finzione. E perché possono venire fuori anche le cose pazzesche, incredibili, che se tu le raccontassi in una storia di finzione, in realtà non ci crederesti mai, no? E invece nel documentario è proprio la prova che quello invece è realmente accaduto. Dicevo, questo è incredibile, no? Ed è vero, e quindi ha un effetto proprio molto diverso. Ovviamente poi la differenza sta nel modo come lo racconti, no? Ci sono i documentari classici con le interviste, quindi ok, devi usare un po' di immaginazione di quello che è realmente accaduto. Ci sono i documentari osservativi, che è quello che facciamo noi, che sono appunto invece dei documentari character driven, così come si dice, che seguono delle storie di persone, storie umane, no? Quindi, e che hanno a tutti gli effetti esattamente un arco narrativo tale quale quello di un film di finzione. E poi da lì, appunto, nel frattempo ho portato avanti la sceneggiatura, ho fatto un fioretto, che era quello appunto di riuscire a dedicarmi di più alla mia sceneggiatura, al mio film, quello di non tagliarmi i capelli, e praticamente non li ho tagliati dal 2000, la prima idea è stata nel 2008-2009, quindi parecchio tempo fa, quasi 10 anni, quindi per 10 anni non mi sono tagliato praticamente i capelli, per ricordarmi ogni volta che guardavo allo specchio che dovevo fare questo video, dedicare attenzione anche al mio film. Quindi, poi da lì sono arrivato appunto che con l'esperienza un po' da produttore, l'esperienza che avevo fatto anche come regista, ho messo insieme un po' tutti i pezzi, e sono riuscito a mettere insieme poi tra il mio nome. Ecco, devo dire che in realtà veramente la spinta vera e propria è stata nel 2013, quando hanno selezionato il progetto, il mio film, a un programma internazionale che si chiama IAVE, che ho fatto questo percorso, questo training in pratica, ed era l'unico progetto selezionato italiano. Quindi ho avuto un confronto incredibile anche con altri produttori e tutor che arrivavano un po' da tutto il mondo. E quello è quello che mi ha dato poi la spinta a dire ok, no, anche se ambizioso, è realizzabile. No? E ovviamente, insomma, che la difficoltà poi è stata veramente poi quello di metterlo in piedi come opera prima. No? Quindi, nonostante potesse avere anche delle esperienze e poter dimostrare di portarla a casa, ma comunque è sempre un'opera prima, è sempre un'opera di uno sconosciuto che deve fare un film, quindi non è stato poi semplicissimo. Allora, la cosa importante per me è sempre stato fare un film per
cercare il significato della parola casa. Cioè, questa è la cosa fondamentale che poi ha mosso un po' tutto il resto, che si aggancia una serie di temi a questo. Però fondamentalmente è che cos'è una casa. Il motivo per cui ho scelto un camion, ad esempio, un camion che è una casa sostanzialmente su ruote, che si sposta, perché i camionisti appunto vivono nella propria cabina e poi come i bambini appunto che stanno, che costruiscono la propria capanna, no? Ti dà quella sensazione lì, come un camper. E loro la tengono curatissima, come appunto è la loro prima casa, perché spendono del tempo più sul camion che a casa sostanzialmente. E quindi questo è il motivo per cui ho scelto il camion, il motivo per cui ho parlato di una casa in maniera concreta, questo ragazzo, cioè il protagonista di Antonio, che lascia la sua terra e lascia la sua casa sostanzialmente e ha dei problemi, perché vivendo all'estero ci sono una serie di cose che succedono, che possono succedere appunto. E mettere insieme appunto anche questa sensazione, no? Di cercare un po' questo, il significato e cosa vuol dire. Quindi io ho cercato in qualche modo di un po' di esprimere un po' i pensieri che ho sviluppato durante la gestazione del progetto, no? Durante l'ideazione, la stesura della sceneggiatura. Quindi cercare di dare comunque un senso che non fosse appunto una cosa, cioè una risposta precisa. No, che fosse appunto che è la casa dove sei nato, quindi bisogna riconoscere le proprie origini e quindi non bisogna in qualche modo rinnegarle, no? E quindi accettarle, in qualche modo sentirsi a casa quando torni veramente a casa tua. E no, perché in realtà io sono poi giunto a conclusione che la casa non è un luogo fisico, ma la casa sono fatte di persone. E quindi da qui è nata anche l'idea di raccontare una storia d'amicizia principalmente. E questo è un film d'amicizia, cioè un film di due persone che si ritrovano dopo 15 anni e che per un motivo o per un altro non si parlano più, per fraintendimenti, soprattutto. E quindi anche questo è, e soprattutto si parla di un protagonista che non ha più una famiglia, ha solo delle mura che sono rimaste, un pezzo di terra, e l'altro invece che ha trovato la sua casa sul camion ed è uno che fugge in continuazione, quindi da situazioni varie, quindi preferisce stare solo. Quindi sono due uomini soli sostanzialmente che stanno cercando un posto che può essere chiamato casa. Ma, io ho fatto un cast molto, come si dice, laborioso. Si può dire laborioso? Molto laborioso, sì, nel senso che ho fatto un cast molto lungo, ecco, ho visto tanti attori, tra cui anche loro ovviamente, e ho fatto dei cast in cui ho fatto tornare appunto quelli che avevo selezionato per almeno 3 volte, che non è scontato perché appunto tendenzialmente quando vai già su dei nomi il fatto di averlo già va bene così, no? Perché non fa neanche addirittura il casting. Nel mio caso invece io ho voluto cercare esattamente quello che poteva corrispondere ai miei personaggi e quindi ho fatto anche proprio dei colloqui che erano estremamente personali. Sulla base di questo appunto erano delle caratteristiche, cioè Vinicio ha qualcosa cioè, che riguarda anche le sue origini, no? Che sono calabresi in realtà, anche se lui è romano a tutti gli effetti. E Marco appunto ha un rapporto speciale con il fratello, cioè che tutti i piccoli elementi che in realtà poi servono, mi sono servite sul set per riuscire a tirare fuori quello che io volevo appunto che succedesse, cioè ovvero prendere dal cinema del reale e fare in modo che loro fossero persone reali e non recitassero. Quindi un po' è stato un lavoro molto faticoso da questo punto di vista, però naturale, è venuto fuori spontaneo, anche da parte loro, quindi si sono trovati poi sulla stessa linea d'onda. E poi l'altra cosa, appunto, quello che io cercavo di più è la connessione, cioè la scintilla che poteva nascere tra due attori. E non è scontato, tu puoi prendere due bravissimi e magari insieme invece non funzionano, si odiano, magari è una cosa, quella è una cosa che non si può comandare, cioè non si può controllare. È una scintilla che può nascere così ed è assolutamente non controllabile. Quindi questo. Loro due è successo qualcosa di magico un giovedì che quando abbiamo fatto delle prove insieme lì abbiamo capito che loro due erano le persone più giuste.
Poi devo dire la verità, il fatto che non mi sono fatto influenzare da quello che loro, dagli attori, da quello, io ne ho visti diversi, da quello che hanno fatto, cioè il fatto che fossero famosi o meno. Ovvio che questo influisce, il fatto che Marco D'Amore sia riconoscibile come il protagonista di Gomorra, ovvio che quello fa tanto, perché poi quando abbiamo deciso gli mettiamo i capelli, e questo sapevamo anche che la reazione appunto del pubblico poteva essere anche scostante, no? Insomma, io non voglio vedere Marco D'Amore con i capelli, perché per me è Ciro. Però dall'altro lato rischi anche che se tu metti Marco D'Amore, cioè come Ciro, diventa Ciro che fa quello, no? E quindi so che noi volevamo anche cercare di dare un qualcosa che in qualche modo lo rendesse irriconoscibile, che è molto difficile, e quindi farà anche comprendere che effettivamente Marco non è Ciro. Marco è un attore bravissimo che può interpretare anche qualsiasi altra cosa e potrebbe essere anche irriconoscibile, che è la grande caratteristica appunto dei bravi attori. E lo stesso vale per Vinicio. Vinicio è conosciuto come nel romanzo criminale, no, come il freddo, cioè quindi è il protagonista del romanzo criminale della serie, e molti se lo ricordano per quello. Infatti anche la maggior parte dei commenti che noi vediamo su Instagram sono: ah, che bello, c'è il Ciro e il freddo insieme, che riuscirono insieme, sarà una bomba, e si aspettano una roba che è, no, che è una roba di, cioè, criminale, ma, e invece poi vanno a vederla esattamente il contrario. Però Vinicio ovviamente ha fatto anche altro al cinema, quindi già ha dato modo anche di far vedere che può fare diversi ruoli. Questo ovviamente è un ruolo da protagonista, molto difficile da un certo punto di vista, perché anche è un ruolo dove le emozioni vengono messe a nudo, anche le sue proprio, anche le sue personali, cioè, quindi ci sono degli elementi, delle cose che appunto insieme possono fare la differenza, che possono essere controllate da un certo punto di vista, e poi dall'altro lato, insomma, che se tu vuoi farti controllare un po' da quello che succede.